cosa vi parlerò. Oggi vi parlerò di lei. Sono andato domenica in nella casa dei miei genitori a fare un po' di giardinaggio, perché se non lo sapete, la montagna necessita di un sacco di manutenzione, il verde della montagna, perché se voi lo lasciate così com'è, vi invaderà veramente. Le piante, le erbacce, gli arbusti in montagna hanno una crescita veramente pazzesca, pazzesca. E avevo usato la tagliaerba, diciamo, ecco. Ho vari strumenti, attrezzi, attrezzature in base al tipo di erba, di arbusto, di pianta da tagliare. E tagliavo l'erba su un pendio che era già stata tagliata col decespugliatore. E mentre passo con la tagliaerba che uso ha una sorta di trascinamento che ti permette di spostarla più agevolmente. E sento boom, col piede batto contro un qualcosa che sembra un sasso, e dico: per fortuna che non l'ho preso con la tagliaerba, perché sennò se la lama della tagliaerba prende un sasso grosso, naturalmente si rovina la lama. Ecco, e guardo per terra, oddio, in montagna a quasi 1000 metri ci sono le tartarughe. Prendo la tartaruga, che è anche bella grossa, e la porto giù a far vedere, e dico: ma che strano che ci siano tartarughe in montagna, perché io ho sempre pensato la tartaruga come un rettile esotico, non certo da montagna a 1000 metri, e ho pensato subito: non sarà che qualche testa di cacchio di quelli che di solito si leggono sui giornali ha abbandonato la tartaruga per andare in vacanza. Perché dico questo? Perché quando abitavo in campagna, d'estate era quasi la normalità trovare animali per strada, principalmente cani e gatti, più cani. Ecco, perché purtroppo esistono degli esseri umani incivili, che arrivati le vacanze e non sapendo dove sbattere il proprio animale domestico, lo lasciano per strada. Ed è una cosa che io davvero non tollero. Se tu non sei in grado di tenere un animale e lo dai via, lo porti in canile, oppure metti un'inserzione nei vari siti di animali e dici: regalo cane, gatto, quello che hai, perché non posso più tenerlo. Ecco, e sicuramente troverai qualcuno disposto ad amare il tuo animale domestico. E insomma, faccio qualche ricerca online per vedere il tipo di tartaruga, perché io non ho mai avuto una tartaruga domestica. È uno dei pochi animali che mi manca, devo dire la verità. E ho scoperto che intanto è una tartaruga terrestre, quindi non era acquatica. Poi in base al numero delle unghie sulla mano, sulla zampa, si può determinare anche il tipo di specie,
o quantomeno scartare il tipo di specie, insomma. Ho scoperto che le tartarughe per legge vanno microchippate come i cani. Allora, cosa faccio? Non posso prendere la tartaruga e portarla al veterinario o da chi di dovere. Sul mio telefono ho un'app che si chiama BL Analyzer che ti dice quali microchip emettano delle onde nelle vicinanze, ossia quali device hai vicino. E ho detto, se la tartaruga è cippata, sicuramente questa app la prende, la scova, ecco. È un'app che ti dà gli indirizzi MAC degli oggetti, dei chip, insomma. E niente, non dava nessun tipo di chip. Quindi o era tartaruga selvatica, oppure era una tartaruga troppo vecchia per essere chippata, cioè tartaruga presa quando ancora non c'era l'obbligo del chip e poi abbandonata, oppure selvatica. E ho detto, ma esistono le tartarughe selvatiche in Italia? Non ho mai sentito una cosa del genere, a dire la verità. Voi l'avete sentita, ma anche perché la tartaruga sembrava molto a suo agio con le persone. Sì, io vi posso assicurare che un animale selvatico è ferito, rimane sempre un animale selvatico, diffidente e pauroso, cercherà di scappare anche se gravemente ferito. Quindi non lo so, cosa ho pensato, cosa faccio? La porto a casa e la metto in un terrario? Non lo so, veramente ho cominciato a vedere l'alimentazione di questi animali e il loro habitat, di cosa hanno bisogno. E alla fine ho detto, poiché la tartaruga quando fa freddo va in letargo, ho pensato magari che lasciarla dove l'avevo trovata sarebbe stata l'opzione migliore. E infatti, dopo averla posata, lei è andata a nascondersi in mezzo alla boscaglia. Voi che cosa avreste fatto al mio posto? Anche perché non avrei avuto lo spazio, il tempo di seguire un altro animale domestico, insomma. Anche se della verità la tartaruga proprio mi manca come animale domestico. Non mi è mai, diciamo, non interessata, ma non mi ha mai attratto come animale, ecco. La tartaruga non mi è mai interessata, diciamo. Però, speriamo di aver fatto la decisione giusta. Ecco. Anche perché ho letto che l'alimentazione della tartaruga terrestre mangia di solito le erbe e raramente la frutta, diciamo, quello che trova. Normalmente sono solo erbe, qualche insetto, ma raramente non è carnivora, ecco. E quindi ho pensato che lasciarla lì fosse l'opzione migliore per lei, insomma. Ecco, se qualcuno di voi è un esperto di tartarughe o conosce qualcuno che lo è, insomma, mi farebbe piacere conoscere il tipo di tartaruga, la specie, anche perché non ho mai, davvero mai sentito di tartaruga in montagna, veramente è la prima volta. Io sono rimasto veramente molto molto stupito. Per esempio, so che in montagna ci sono i lupi, ci sono gli orsi in alcune parti, naturalmente, ci sono, vabbè, i topi ormai sono dappertutto. Ecco, per esempio, io nella casa dei miei, nel sottotetto, avevo trovato una famiglia di ghiri, che altro non sono che una specie di topolini che vanno nel largo, molto molto simpatici e molto curiosi, ecco. Ma tartarughe proprio, serpenti sì, ne ho visti
serpentelli, ne ho visti due proprio oggi, insomma, ma tartarughe, chi lo sa, speriamo che sia una tartaruga selvatica e non un povero animale abbandonato, perché io detesto chi abbandona gli animali veramente e che li maltratta. Se non siete capaci di amare gli animali, lasciateli a chi invece li adora e li ama, ecco. Ragazzi, ragazze, con questo è tutto. Spero di non avervi annoiato, spero di avervi rilassato. Ho provveduto ad alzare leggermente il gain del microfono per farmi sentire di più, perché adesso stranamente non sento più quel fastidioso ronzio che sentivo prima, che mi costringeva ad abbassare il volume del microfono, e più di un iscritto si è lamentato dicendo che il volume era un pochino basso. Ecco, penso che adesso sia giusto. Eccoci qua. Detto questo, è tutto. Vi saluto.